Sai che da ora hai la possibilità di donare. Vai sul link qui sotto in descrizione e clicca sul sito di Streamlabs. Da lì potrai donarmi come minimo 1 euro. Se donerai da Streamlabs, verrai iscritto nelle informazioni del mio canale e verrai salutato nel mio prossimo video. Ragazzi, è da un po' di giorni che continuate a chiedermi sotto nei commenti del video di Spotify gratis, alcuni problemi di installazione di Alt Store. Oggi, ragazzi, ho deciso di fare un video apposta, un video su come scaricare Alt Store sul vostro iPhone tramite un computer Windows. Io non ho un Mac per dimostrarvelo, quando mi arriverà un Mac o mi farò prestare un Mac da un mio amico, vi farò vedere come scaricare Alt Store tramite Mac. Adesso che ho Windows, vi voglio dimostrare come scaricare Alt Store da Windows a iPhone. Beh, allora iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e Instagram e Telegram qui sotto in descrizione, entrate perché ci sono sondaggi e posto belle cose su Instagram, andate a vedere. Beh, possiamo partire subito, perché no? Allora, per prima cosa, quanto spazio ho sul computer? Supporta tutte le robe che faccio? No. 9 GB, supporta, dai, dai, sì, supporta, non supporta un bel niente. Allora, per prima cosa dobbiamo dirigerci sul sito di Alt Store, altstore.io, il link in descrizione. Dopo esserci diretti su altstore.io, dobbiamo entrare su Windows Beta. Dovevamo cliccare Windows Beta perché ovviamente noi abbiamo un Windows, quindi scarichiamo da Windows. Se avete un Mac, scaricate da Mac, il procedimento lo continuate voi perché io non lo so. Entriamo qui e scarichiamo Alt Installer. Vi lascio il link in descrizione di WinRAR, da dove potete fare il download per aprire il file zip di Alt Store. Togliamoci da qui, clicchiamo Alt Installer e qui vi compare Alt Installer MSI e setup.exe. Io vi consiglio MSI perché tanto sono uguali i due. Clicchiamo MSI, ci dà la procedura di installazione. Just me, continuiamo, installiamo il tutto. Una volta installato il tutto, andiamo qui e scriviamo Alt. No, eccolo qui. Ci compare qui Alt Server, dovete scrivere comunque Alt Server e vi compare qui. Io qui ve lo trascino sul desktop qui. Una volta qui, sta ancora registrando o si è stoppato? No, non si è stoppato e spero non si stoppi. Chiudiamo questo, apriamo Alt Server e punto. Basta, non bisogna fare altro. Se voi entrate, a volte vi chiederà di installare iCloud e iTunes. iCloud e iTunes, questi qui. iCloud vi chiederà di installare iCloud e iTunes. Vi lascio il link in descrizione del download giusto, non quello, non iCloud, ma di Microsoft Store. Vi lascio qui sotto in descrizione il download giusto di iCloud e iTunes. Dovete prenderli dal sito che vi lascio in descrizione. Dopo essere andati a scaricare i due, dovete fare l'accesso. Arrivate qui, ve vedete che qui vi compare un pallino. Adesso è entrato, ce ne sono tre di pallini, lasciatene perdere. Entrate su uno e fate install. Adesso qui dobbiamo connettere il cavo. Quindi prendete il cavo originale della Apple. Il mio è un po' strano, però comunque dovete prendere quello originale della Apple. Se prendete quelli di altri genere, quelli presi dai cinesi, eccetera, eccetera, non vi funzionano. Bisogna avere il cavo originale della Apple. Colleghiamo il cavo originale della Apple al computer. Qui. E guardate, torniamo indietro. Torniamo qui, torniamo qui, torniamo qui e guardate, rileva il cellulare. L'iPhone l'ha rilevato, Apple iPhone, però se andiamo qui sul cerchio ha rilevato l'iPhone. L'iPhone in questo caso si chiama Barsinus. Entriamo qua dentro e ci chiede l'ID e la password. Adesso inserisco i miei ID e password di iPhone e andiamo avanti. Ok,
Ok ragazzi, ho cliccato install e come vedete dopo install mi ha rilevato l'iPhone app installed with Alt Store. Ok, continuiamo. E come vedete qui sull'iPhone cosa sta succedendo? Ancora nulla. E guardate qui sull'iPhone cosa succede? Compare Alt Store senza nessuna difficoltà. E poi se entrate su Alt Store vi compare questo: sviluppatore non autorizzato. Perché sviluppatore non autorizzato? Perché dovete autorizzare la vostra email di iCloud a lo sviluppo a iPhone Developer, cioè al consenso delle app sviluppatore. Noi facciamo a nulla, andiamo sulle impostazioni, andiamo su generali, andiamo in basso, andiamo su gestione dispositivo dove c'è l'email, facciamo autorizza la vostra email per Alt Store. Fate autorizza e dopodiché è possibile entrare su Alt Store. Come avete visto è un metodo davvero molto semplice, consenti. È un metodo davvero molto semplice e avete la possibilità di utilizzare Alt Store. Poi quando dovete aggiungere un'applicazione, in questo caso ve lo dico Spotify, dovete fare prima andando nelle impostazioni sign in with Apple ID. Quindi adesso inserisco ancora l'ID di Apple. Ok, scritto la password e guardate qui, facciamo go it e mi ha rilevato l'iPhone. Prima di 7 giorni ragazzi, attenzione, dopo 7 giorni vi blocca l'app. Quindi prima di 7 giorni dovete fare refresh all e automaticamente vi aggiorna le applicazioni. È un metodo davvero molto ma molto semplice per scaricare Alt Store, il migliore, anche perché non vi viene bloccato dopo 2-3 giorni o dopo una settimana, perché questo qui è account sviluppatore, non è un'applicazione a cui vi dai il consenso, l'iPhone e basta, dopo Apple ve lo blocca, ma è un'applicazione sviluppatore, quindi diversa dal solito. Spero questo video vi sia piaciuto, io vi invito a iscrivervi al mio canale, a lasciare un bel like. Se volete seguitemi su Instagram e entrate nei miei social qui sotto in descrizione. Detto questo ragazzi, ci vediamo alla prossima.